l'intuizione dello Splügen. Già avevo riflettuto sul fatto che la nostra scienza si basa sul fatto che la materia sia la base dell'universo, commettendo un tragico errore epistemologico, perché in realtà la coscienza è la base dell'universo. Però noi siamo abituati a dire io ho coscienza, io ho la coscienza, e parliamo della coscienza come se fosse una cosa che si può avere. In realtà noi siamo immersi nella coscienza, siamo dentro la coscienza, non possiamo averla la coscienza. La coscienza è un flusso, la coscienza è un modo di essere, non è una cosa. Questo potrebbe sembrarvi un volo filosofico, e invece è cruciale nella nostra vita, perché quando noi ci troviamo di fronte a un problema, cosa facciamo? Lo trattiamo come una cosa, cerchiamo di superarlo, di affrontarlo, ci sentiamo magari in colpa oppure sofferenti, dolorosi, identificati, e troviamo, cerchiamo una soluzione. Ma in realtà il problema lo creiamo. Pensa, se il problema è mio, cioè è un'identificazione del mio io, che ci posso fare se non disidentificarmi, cioè lasciarlo andare? Se il problema, cioè se il posto dove sono invece è creato dalla coscienza, la coscienza lo risolverà. Cioè tutto è un flusso interconnesso di coscienza nel quale siamo immersi. In psicologia lo chiamiamo sé, il sé ci attraversa e ci porta a quei limiti, a quei confini dove noi dobbiamo fare dei passi, ci chiede di fare dei passi, cioè di che cosa? Di scomparire e affidarci. E invece noi cosa facciamo? Invece di scomparire e affidarci cerchiamo di affrontare il problema con l'io. Quindi non ci sarà mai soluzione al problema se non la scomparsa al problema, se non l'affidarci al flusso della coscienza, sé, che ci porterà dove è necessario che andiamo. Pensiamo a un fiume, no? Abbiamo qua il fiume qua sotto, arriva, incontra la pietra e ci dice ok, passa sopra, passa oltre, gira di qua, gira di là. E invece noi ci identifichiamo con il dolore che ci fa battere la testa contro la pietra e cerchiamo di spostare la pietra. Morale, tutto è coscienza, tutto è sé. Coscienza intesa come consapevolezza. Se volete la mente di Dio che sa, il sé sa e ci porta dove dobbiamo essere. Rinuncia ad affrontare il problema, scompari, stai nella fiducia e fatti portare. Questa è, diciamo così, la porta per la soluzione, a mio avviso, per quello che posso avere capito fino ad oggi. Il sé sa, l'io si identifica con l'illusione.